Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo followers. Buon mercoledì a tutti voi. Attenzione, dobbiamo parlare di calcio. Andiamo a vedere quello che succede in FIGC, Federazione Interista Giuoco Cartonato. Andiamo a vedere quello che sta succedendo comunque con l'inchiesta ultra nella curva della Cartonese. Voi sapete che ci sono state delle infiltrazioni, ma niente di che, roba di tutti i giorni, alla fine delle piccolezze. E poi dobbiamo parlare degli arbitri, perché tutta questa etica, tutti questi valori, tutta questa queste cose, queste propagande che loro facevano di moralità, alla fine non c'è nulla. Anzi, andiamo a vedere quello che hanno combinato followers. Prima di iniziare la seduta di quest'oggi, vi ricordo il momento tenerezza. È importante fare l'iscrizione al canale del vostro YouGufo se volete supportare questo canale. Alla fine è gratis ed è facile. Basta fare clic sul tasto iscriviti e poi bisogna lasciare un like, perché chi non lascia un like è un piccolo Lele Adani. E infatti, followers, partiamo da lui, partiamo da Lele Adani per l'appunto. Vedete che lui è stato criticato recentemente per questo modo bislacco e bizzarro e strano e anche rompicoglioni, dobbiamo dire la verità, di fare le telecroniche. Fa incazzare tutti quanti sono all'ascolto delle trasmissioni, perché all'improvviso si mette a urlare giusto per farsi notare. Lui purtroppo è così. Voi sapete che è uno di quelli famosi ma non illustri, nel senso che a lui non gliene frega nulla se alla fine si parli bene di lui o si parli male di lui. A lui quello che importa è che si parli di lui, non importa come. È infatti lui che ha costruito una carriera come un parassita, come una carogna sulle spalle di Massimiliano Allegri, perché si è reso conto che non lo cagava nessuno, però un giorno casualmente ha avuto un piccolo battibecco con Massimiliano Allegri, ha visto che le sue comunque prestazioni sono schizzate alle stelle, le sue visualizzazioni, ha detto quindi io posso costruirci una carriera. E il suo mestiere da quel giorno in poi è stato la caccia a Massimiliano Allegri, la caccia alla Juventus. Vi ricordate che lui ha fatto delle belle dichiarazioni che sono passate alla storia, ma ripeto, a lui non gliene frega nulla di passare alla storia come il pirla della situazione. L'importante è passare alla storia, non importa se in maniera negativa. Vi ricordate? Famoso in tutto il mondo per aver detto loro. Ve lo traduco, ve lo dico direttamente in italiano perché sennò facciamo notte, no? Lui parla così. Lui praticamente aveva detto che il vero ciclo vincente non è quello della Juventus che vince 9 scudetti di fila, non è un ciclo. Il vero ciclo vincente è quello del Piagnacoli che ha vinto uno scudettino. Che poi è uno scudettino politico, che poi è un campionato tutto strano dove si è giocato, poi c'è stata una pausa con una specie di mondiale di mezzo, poi si è ripreso a giocare. Tra l'altro, scudettino da revocare, perché uno scudettino politico vinto, sappiamo bene come, rubando, rubando con un falso in bilancio, perché alla fine per comprare il capocannoniere Osimhen hanno rubato 20 milioni di euro facendo falso in bilancio con dei calciatori che a lì non ci sono mai andati, lavoravano da casa via internet. Però followers, questo è un altro discorso per farvi sapere, no? Per farvi comunque ricordare quello che è il personaggio. Dove una squadra vince 9 scudetti di fila, per lui non è un ciclo vincente. Il vero ciclo vincente è quello del Piagnacoli. Infatti l'anno dopo il Piagnacoli ha fatto schifo. Però questo è Lele Adani, per capire adesso, ragazzi, è ancora sotto attacco l'ennesima volta. Questa volta lo prende di mira Dino Zoff, una delle leggende del calcio italiano, che prima di Gigi Buffon era forse il portiere più bravo, più rinomato in Italia. Vedete che Dino Zoff, che comunque ha una certa età ma è ancora un uomo bello lucido, dice: i valori, quando io ero giovane, comunque erano altri. E lui dice: i valori non sono in linea con quello che ascolta il mondo d'oggi e il mondo dei giovani, ma certi valori restano sacri. Certe telecronache di oggi sono la vetrina del delirio mediatico. Ragazzi, io se associo la parola Lele Adani, la parola con cui associerei, a cui associerei Lele Adani in questo momento è delirio mediatico. Ah, ci ha azzeccato proprio in pieno. Dino Zoff, nonostante, vedete, l'età, ha azzeccato in pieno. Lele Adani, delirio mediatico. Ragazzi, sono delle parole comunque che hanno senso, si sposano insieme.
Vedete che dice tutto cambia, può darsi, ma questo non significa che io debba condividere le modalità di Adani. Vedete che Dino Zoff dice, lo definisce un urlatore. Un tempo le parole avevano un valore. Vedete, cari followers, che purtroppo inizia a dare fastidio questo personaggio che viene messo lì nella televisione pubblica, personaggio che, ripeto, in passato è stato comunque oggetto di varie critiche per dire delle bargigiate, per dire delle cose che non hanno né coda né proprio niente, non sono né carne né pesce, non hanno senso, questo, né capo né coda. Questo qua parla giusto perché sa che dice, ah boh, anche se io dico una stupidata, la gente si ricorderà. Nonostante sia una stupidata, a lui non gli interessa, l'importante è farsi ricordare. E questo è Lele Adani. Adesso vedete che sta iniziando a dare fastidio a tanti. E questa volta è il turno di Dino Zoff, che comunque ricorda a tutti quanti che sta esagerando il nostro Lele Adani. Followers, ma parliamo di calcio. Attenzione, perché in FIGC, Federazione Interista Giuoco Cartonato, ci sono delle novità. E attenzione perché il riesame ha rifiutato, no? Il ricorso della procura, no? Perché voi sapete che ci saranno le elezioni e quindi adesso a campo libero il nostro Gabri Gravina, lui adesso si può candidare, si parla, si dice, si vocifera che a febbraio ci saranno le elezioni e lui si ricandiderà per mantenere salda la poltrona anche in FIGC. Una poltrona che ricordiamo lui ha avuto in UEFA, una poltrona di vicepresidente regalatagli a cambio comunque della stangata della Juventus. Voi dice, vi vendo il calcio italiano, vendo la squadra più forte, la Juventus, me la vendo alla UEFA in cambio di una poltrona. Questo è quello che ha fatto Gabri Gravina, la storia la sappiamo tutti, a cambio anche di un europeo che non si sa se si giocherà nel 2032, però sì che è servito comunque a stipendiare i figli dei politici amici. E vedete che Gabri Gravina adesso a via libera si faranno queste elezioni a febbraio. Lui si vuole ricandidare. Lui che comunque si è alleato con Marotta e ahinoi anche la Juventus purtroppo è alleata di Gabri Gravina. E vedete che ci sono delle fazioni. Da un lato c'è la SF Inter di Milano, purtroppo noi siamo anche alleati con loro. Però, followers, dall'altra parte comunque c'è Lotito e Aurelio De Piangenti. Sì, io Lotito lo vedo ormai come poco efficace, però attenzione perché Aurelio De Piangentis è molto potente. Voi, infatti, avete visto quello che ha combinato la settimana scorsa, prima delle partite della nazionale. È riuscito ad imporsi mediaticamente, rubare in casa dei ladri. Voi sapete che da sempre regna la Marotta lì. Addirittura il Piagnapoli di Aurelio De Piangentis è più forte della Cartonese dal punto di vista proprio di rubacchiare con gli arbitri. Quindi attenzione, followers, ci saranno degli scontri in Lega che saranno belli da vedere. Però, followers, stiamo parlando di Gabri Gravina che purtroppo, nonostante questa bella notizia per lui che si potrà candidare alle elezioni, non se la sta passando tanto bene perché comunque ci sono delle indagini in corso a suo carico. E attenzione perché quelli di Striscia la Notizia continuano a rinfancare il suo nome. Vedete che nel servizio di ieri hanno fatto notare come quando è cambiato il presidente della Lega di Serie C ha subito eliminato questa consulenza di questa società che comunque risulta essere molto vicina a lui e risulta essere coinvolta in questo riciclaggio di denaro. Vedete che hanno subito tolto questa consulenza, il presidente di Serie C a quei tempi, no, lo hanno intervistato per telefono e lui dice abbiamo tolto quella consulenza perché alla fine non apportava nulla, non serviva a nulla, era solo una spesa di 500.000 euro inutili che sosteneva la Lega. Ragazzi, ci saranno delle belle, vediamo un po' che cosa succede con queste indagini. Ad ogni modo, followers, attenzione perché dobbiamo un attimo parlare di quello che sta succedendo nel nostro campionato, perché se da un lato comunque loro adesso ci fanno sapere che Peppino Chinè, detto Ossobuco, si è svegliato così all'improvviso, ritorna dalle vacanze, cava, dobbiamo tornare a casa, vacanze finite, dobbiamo tornare a casa perché purtroppo ha da lavorare, vedete che sta cercando, no, di fare il suo lavoro, probabilmente dovrà squalificare a malincuore, proprio con la mano sul petto dolorante, dovrà squalificare Calhanoglu.
Però, followers, attenzione, perché se dobbiamo squalificare per 2-3 giornate Çalhanoğlu, attenzione, perché un allenatore di calcio che sta comunque facendo la fornitura illecita ed illegale di biglietti per la finale di Champions League, perché lo ha ammesso proprio lui, no? Se un allenatore fa questa accusa, se a un calciatore gli danno 2-3 giornate di squalifica per aver fatto comunque una cena con degli esponenti della malavita, attenzione, perché l'allenatore della SF Inter di Milano rischia veramente grosso, perché l'ha fatta molto più grossa facendo questa fornitura illecita per l'appunto di biglietti. Però, followers, voi sapete che quelli che giudicano, quelli che puniscono, quelli che indagano, quelli che dovrebbero comunque essere a capo delle istituzioni di controllo sono tutti cartonati fino al midollo. Alla fine, ragazzi, tarallucci e vino, non succederà nulla, state tranquilli. Followers, prima di chiudere dobbiamo parlare proprio di etica e moralità. Parliamo degli arbitri. Avevano detto un allenatore molto odiato e molto amato allo stesso tempo, disse all'epoca: dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? Lo cercavano. Adesso attenzione, perché si cerca. Dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? Attenzione, perché ci sono stati comunque dei piccoli problemi di evasione fiscale degli arbitri sulle partite dirette all'estero, coinvolti Rocchi e Orsato. Proprio questi che parlavano di moralità, parlavano comunque di rispettare le regole, parlavano di una certa etica e di una certa di uno certo smoking bianco nel comportarsi. E vedete che adesso sono stati beccati loro con le mani nella marmellata. C'è un articolino interessante che ci dicono che, attenzione, questi qua praticamente hanno fatto queste partite, li hanno pagati, ma lì non dichiaravano questi guadagni. E alla fine, attenzione, lui è Orsato, e hanno evaso il fisco. E i legali di questi qua dicono: sì, sì, è stato un malinteso, abbiamo risolto tutto, però attenzione che ci sono state delle indagini. E loro alla fine sono stati scoperti che non pagavano le tasse su molte delle partite che comunque arbitravano all'estero. Quindi che cosa succede adesso, cari followers? Bisogna prendere dei provvedimenti, però la cosa molto bella è che loro ci fanno sapere questa cosa, che questa inchiesta è rimasta segreta, ragazzi, perché alla fine, in quel momento, quando le indagini erano in corso, bisognava andare cauti. Quando ci sono delle indagini in corso, bisogna andare coi piedi di piombo, perché alla fine tu non puoi rischiare di sbagliare e poi rovinare la carriera di queste persone. No, vanno fatte le cose con calma. Poi ovviamente, se sono della Juve, il contrario. Pure che queste persone non hanno fatto nulla, come si è verificato tante volte, l'importante era distruggere queste persone, almeno dal punto di vista mediatico, farle lì comunque dimettere, toglierle dal lavoro che stanno facendo. Per esempio, un dirigente della Juve è stato preso, è stato defenestrato, lo hanno proprio annullato per delle colpe, quando alla fine lui dice: ma io in quegli anni ero in Ferrari, io non stavo nemmeno alla Juve. Non fa niente, tu stai in mezzo, noi ti dobbiamo squalificare, vai via, adesso dai le dimissioni, noi ti investiamo. Tutto questo sui titoloni, sui giornali, perché in quel momento non importava rovinare le carriere di quelli che stavano coinvolti, no? E qui ci fanno sapere, no, che alla fine l'indagine, l'inchiesta è rimasta segreta, in quanto avrebbe potuto avere delle ricadute importanti sulle carriere dei protagonisti coinvolti. Ma adesso che sono emerse le violazioni fiscali, adesso è tarallucci e vino per tutti, perché infatti voi pensate che Rocchi e Orsato saranno comunque puniti dal punto di vista proprio loro sono lì, no? Ma secondo voi verranno licenziati, verranno allontanati, verranno squalificati, verranno tolti da lì, daranno le dimissioni? No, alla fine non si vuole danneggiare i protagonisti delle vicende, perché non sono mica dei tesserati della Juve, quindi tutto a posto, ragazzi, preparate tarallucci e vino, perché l'Italia pallonara è questa, giustamente, noi ne siamo anche abituati, anzi ci saremmo sorpresi se fosse accaduto il contrario, perché alla fine, se tu sei un tesserato della Juventus, hai un certo tipo di trattamento. Se non sono juventini, tranquilli, alla fine sono
Bazzecole, non è nulla ragazzi. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Voi sapete che è importante il momento tenerezza. Fate l'iscrizione al canale, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un rookie oppure è un orsato. Fate voi, scegliete voi. Yeah.